Grazie al Recovery Fund si ridisegnerà la città capoluogo, Teramo città, per i prossimi 10 anni. Sì, Recovery Fund, contratti istituzionali di sviluppo e tutti i canali di finanziamento che sono in campo. Certo, come giustamente ricordava lei, partendo dal Recovery. Abbiamo attivato questo coinvolgimento, questa sinergia con tutti gli attori istituzionali, associativi del territorio e stiamo riscontrando veramente una risposta importante. C'è un'esigenza di coinvolgimento, un'esigenza di partecipazione, un'esigenza di far parte di un percorso per la costruzione del futuro della nostra città. Abbiamo tante risorse da intercettare e c'è un'unica strada per farlo, mettere insieme tutte le energie del territorio, fare da coordinamento, questo è un compito dell'amministrazione comunale, per arrivare ad una proposta per Teramo città capoluogo che sia organica ed armonica, non un mero elenco di azioni, un mero elenco di progetti, ma una proposta che tenga insieme tutti gli attori istituzionali e dia una prospettiva e una visione alla città. Ecco perché abbiamo fatto partire questa seconda fase per Teramo città capoluogo finalizzata al Recovery Fund attraverso il sito Ideate, vocazione culturale, quindi il patrimonio storico archeologico e lo straordinario patrimonio di risorse culturali, inteso sia in termini materiali che immateriali, le tante risorse anche umane da mettere a disposizione per la valorizzazione di Teramo come città culturale, la vocazione universitaria e direi in senso più ampio la vocazione relativa all'università e tutte le eccellenze del territorio, pensiamo all'IZS, l'osservatorio astronomico, il carattere produttivo, le attività commerciali, lo sviluppo produttivo, la rinascita produttiva che è assolutamente fondamentale.